Il servizio sanitario pubblico è sotto attacco. Anni di riforme neoliberiste lo hanno reso fragile. Tagli ai finanziamenti. Aziendalizzazione e privatizzazione hanno ridotto i servizi. Ha aumentato i tempi di attesa e creato un sistema a due velocità. Il governo Meloni prosegue velocemente in queste politiche che tendono a fare implodere la sanità pubblica universalistica, basata sulla fiscalità generale, utilizzando le decisioni europee di austerità finanziaria, favorendo le diseguaglianze dei singoli su base economica e anche aumentando le differenze fra le regioni italiane. La democrazia sanitaria è la chiave per difendere la nostra salute e il servizio sanitario pubblico. Queste pericolose derive sono state evidenziate da movimenti di cittadini e sindacati in questi anni, senza ottenere alcun ascolto a causa di una gestione pubblica sempre più manageriale. I cittadini, lavoratori, pazienti e società civile devono essere coinvolti nella definizione delle politiche sanitarie in quanto la partecipazione migliora la qualità delle cure, l'autonomia dei pazienti e la loro adesione ai percorsi di cura. Per cambiare questa impostazione che mina alle fondamenta il diritto alla salute, queste sono le priorità politiche da affrontare. Considerare la democrazia sanitaria un determinante della salute. L'Europa deve integrare questo approccio nelle sue competenze, ambiente, farmaci, condizioni di lavoro. Promuovere un modello di collaborazione tra gli attori della sanità. I pazienti devono essere considerati persone con diritti e non clienti. Integrare e coordinare il ruolo delle associazioni che intervengono offrendo servizi sanitari o sociosanitari. Estendere la partecipazione delle persone e dei pazienti. Dobbiamo evitare l'influenza delle lobby economiche. Attuare un vero dialogo sociale sulla carenza di personale sanitario. Migliorare le condizioni di lavoro e i salari. Dare ai sindacati un ruolo importante. Combattere il ruolo delle lobby con interessi economici.